Persefone, finalmente ci siamo. Trova Eleanor, figliolo, e presto. Sua madre ha convinto tutta Rapture a separarvi. Chiedo, Delta, sai perché sei qui? Hai idea di ciò che ti ha dato mia figlia? Ti osservo e invidio la tua ignoranza. Tu ancora credi? Persefone, la sede segreta della Sinclair Solutions. Un'ombra sull'idea di armonia di Ryan, che però gli offriva un posticino tranquillo dove mandare a chi non gli andava a genio. E ora siedo sul mio istituto di ricerca privato. In una società utopica non dovrebbe essere necessaria una prigione politica, no? Beh, se sei in affari da quanto lo sono io, impari in fretta a leggere il nome giusto tra le scritte sui muri. Lei, figliolo, Eleanor Lamb. Non importa cosa puoi provare adesso, hai un compito da svolgere. Apri quella gabbia, lei viene con noi. Attenzione, disattivazione del sigillo di quarantena. Attendere, prego. Come ci ricorderà d'ora in poi? Io ho disposto i miei pezzi sulla scacchiera, come era da aspettarsi. Come hai fatto tu? È questo ciò che sperava? Padre e madre le puntano gli occhi addosso, ma sono occhi ciechi. Addio, soggetto Delta, e rincuorati, perché almeno tu ti sei liberato dei tuoi geni. Let's go.
Presto! La camera di quarantena ti sta aspettando! Entra! Il segnale sta sparando, figliolo! Non vedo e non sento nulla! Qualcosa nella stanza lo sta disturbando! Osserva la Delta. 10 anni e ancora sei nei suoi sogni. 50 secondi al termine. Sai perché Eleanor ti ha portato qui? Lei voleva un padre. Così ha trovato il modo di ricreare il tuo corpo e la tua mente. Allora ha seguito le tue gesta, esaltandole come fossero operato divino. La bambina distesa su quel letto non è più mia figlia, né il prodotto del mio lavoro di una vita. È un mostro. Modellato soltanto da te. Ciò che ha sempre voluto essere. 20 secondi al termine. Ma c'è un dettaglio relativo al vostro legame che non ha tenuto in considerazione. Il tuo corpo è stato progettato affinché entri in coma nel momento in cui il suo cuore cessa di battere. Eleanor, perdonami. Adesso il suo corpo si sta spegnendo in modo naturale, ma se muore per un trauma, ce lo ritroveremo tra i piedi. Massimo contenimento ancora in atto. Nessuno entrerà in questa stanza prima che sia morto. Padre, sono io, Eleanor. Mi spiace. Mia madre ha arrestato il mio cuore abbastanza a lungo da danneggiare il nostro legame. Adesso rimanere accanto a me non ti impedirà di morire o peggio, ma posso ancora aiutarti a fuggire. Questa sorellina ti ha portato una cosa che ti permetterà di assumere il controllo del suo corpo. So che può sembrare strano, padre, ma ora potrai vedere attraverso gli occhi di questa sorellina e dirle dove andare. È così che ti ho condotto da me senza che mia madre lo sapesse. Ora, per prima cosa, dobbiamo farti uscire da qui. Striscia lungo quel condotto. Nell'ufficio di mia madre dovresti trovare un modo per sbloccare le celle in cui ci eri rinchiusi. Trova un modo per entrarci.
sei. Dovrebbe esserci una leva da qualche parte. Tirala e sbloccherai le nostre celle. Attenzione! Augustus Sinclair è stato avvistato all'interno della struttura. Cercherà di raggiungere il soggetto Delta. Tutti i servizi dei familiari resteranno sospesi finché non sarà trovato. Ciò che mi ha fatto mia madre mi ha indebolita parecchio, altrimenti agirei io stessa in prima persona. Ma se voglio salvarti la vita, dovrò cambiare per essere finalmente forte come te. Ora dovresti essere in grado di individuare l'equipaggiamento da Big Sister. Portamelo, per favore. Man mano che Delta si avvicina, Eleanor cambia. Nel sonno parla di momenti del suo viaggio fin qui a cui avrebbe assistito. Sta cominciando a resistere al condizionamento morale. Il legame di Eleanor con Delta la sta trasformando da figlia del popolo a bambina ribelle, la cui voce non riconosco neppure. Peggio ancora, sospetto che Eleanor sia direttamente coinvolta nel suo ritorno. Ho paura a separarli. Io potrei essere costretta a prendere misure per le quali non potrei perdonarmi. Mia madre dice che il mio stato è una benedizione sotto mentite spoglie. Non fa che ripetermi che sono nata espressamente al fine di promuovere i suoi ideali. E ora sta cercando di convincermi a ricombinarmi con le stesse schifezze che hanno fatto impazzire il dottor Alexander. Secondo lei, il mio stato dovrebbe rendermi immune. La superficie rappresenta la mia unica speranza di libertà. Mia madre ha preso l'unica persona della superficie che conoscevo e l'ha uccisa davanti ai miei occhi. Mio padre, se solo trovassi il modo di riportarlo in vita. Bene, Morciosetta! Vieni qui, Morciosetta! Qui c'è un pezzo dell'equipaggiamento, padre. Trova anche gli altri e portameli. Dieci anni, padre, bloccata in questo incubo delirante. Mia madre mi teneva sedata per perfezionare la mia mente con l'Adam. Per lei, il figlio ideale è un genio che serve il bene comune senza fare domande. Tu mi hai salvata da questo. Mm.
Sono stata isolata, ma mia madre non ha idea di quanto sia estesa la mia connessione con le nuove sorelline. Non c'è soltanto un collegamento empatico tra noi. Posso controllarle direttamente. Adesso sono i miei occhi e le mie mani. Grande novità! Abbiamo trovato il corpo di mio padre e prelevato un campione genetico. Le ragazze nascondono i campioni nelle bambole che creavamo in passato. È solo questione di tempo. Prima o poi troverò il modo di associare anche la sua firma genetica alle camere della vita. E allora, chissà che faccia... Le altre sorelline derivano da me, in parte. E vedendole crescere a Rapture, ho sentito tutto. Quando stavi insieme alle sorelline, loro si fidavano di te come di un padre, proprio grazie a me. Su una cosa, mia madre aveva ragione. Ti ho osservato, padre. Ho studiato il modo in cui ti comportavi con gli altri e ora so chi sono. Sono libera. Dopo tutto ciò che mia madre mi ha fatto, sono viva e sufficientemente curiosa da voler vedere il sole. Ogni volta che salvavi una delle mie sorelline lo sentivo. E per la prima volta dopo tanti anni ho cominciato a sperare. Ce l'abbiamo fatta. Mio padre è di nuovo con noi, proprio sotto il naso di mia madre. Tramite le sorelline ho contattato una donna di nome Tenenbaum. Abbiamo elaborato un modo per liberare la sua mente, per risvegliare l'uomo dentro il mostro nello scafandro. L'intero edificio delle credenze di mia madre è corrotto. Se so una cosa di mio padre, è che lui vorrà fuggire. Eleanor, è ora che tu accetti i tuoi doveri nei confronti del popolo. Quando ti sveglierai, capirai. No! Stammi lontano! Ora farò lo stesso con tutte le altre, iniziando da lei. Ce l'abbiamo fatta, padre. Presto sarò lì. Questo equipaggiamento mi ha sempre fatto pensare a te, padre. Evidentemente ti ricordo sempre con addosso una corazza scintillante, ma adesso tocca a me combattere per te. Prendi questo plasmide, usalo per chiamarmi e combattere al tuo fianco. Epoca
la Big Sister affinché combatta al tuo fianco. Attenzione, niente dura per sempre. Sentirmi. Mi hai derubata del lavoro di una vita e con esso della mia unica figlia. Ma Rapture è la casa dei mostri. La superficie non ci avrà. Stanotte verremo seppelliti come una famiglia, fianco a fianco. Oh cielo! Vuole far cadere l'edificio nella fossa! È profonda chilometri! Dobbiamo trovare Sinclair! Segnarlo! Vabbè, se insiste. Io non ti piaci a mio padre! Eliminato senza problemi, padre! Sopra, padre, presto! Da questa finestra puoi vedere la navetta di Sinclair, padre. Rappresenta la nostra unica speranza di fuga. Da quello che so di Sinclair, non l'abbandonerebbe mai. Sì, Delta. Che fine ha fatto Sinclair? L'uomo che avrebbe venduto il paradiso. E adesso dov'è? Attenzione! Coprifuoco di sicurezza attivo. Tutte le celle e le paratie sono chiuse fino a ulteriore comunicazione. Questa struttura si erige sopra una fossa oceanica, Delta. I miei familiari hanno attivato cariche a tempo nelle fondamenta. Arrenditi prima che esplodano o verremo tutti ridotti in polvere nell'abisso sottostante. Mia madre ha isolato tutto Persefone, compreso il percorso che porta alla navetta. Possiamo annullare l'isolamento dall'ala detentiva se ci sbrighiamo. Forza! Usa il plasmide se hai bisogno di me, padre. Io do un'occhiata in giro. Le ragazze si ricordano.
Questa è un'emergenza. Il soggetto Delta è fuggito. Eleanor Lamb si è rivoltata contro la sua gente. Alzatevi e combattete, o la famiglia di Raptor cadrà tutta insieme. Questa è la tua fine! Dobbiamo portarti via da Raptor, padre. Adesso è l'unico modo per salvarti. Pare che Sinclair sia stato spodestato. Questa volta non è stato abbastanza furbo da evitarlo, ma almeno ha scongiurato il plotone di esecuzione. La Lamb ha dimostrato di avere dalla sua la popolazione. Meglio essere prudenti e vedere come si mettono le cose. Ha detto che mi lascerà gestire il mio piccolo feudo se rifornirò le sue sessioni terapeutiche. Niente scrupoli. Un po' di riabilitazione farà bene a questi poveri bastardi. Avvio sequenza di ammissione. Delta, non riconosci Sinclair? Ora è quello che avresti dovuto essere tu. L'ultimo della serie Alpha, pronto a morire per la famiglia. In qualità di ex proprietario del Persefone, è l'uomo ideale per rinchiuderti in gabbia. Mia madre sta controllando Sinclair, padre, ed è lui che ha la chiave principale. Prendila! Ragazzo, la Lamb mi è entrata in testa. Non riesco a... anche solo a parlare una lotta. Mi ha lasciato la lingua per farmi rivelare i codici della bomba. Vuole che ti impedisca di andartene. Io... mi dispiace. Non so per te. Manderò una cazzolina dalla spiaggia. Questo è mio. Eliminato senza problemi.
Questo posto è l'emblema della disperazione. Siamo qui, rinchiusi e separati dal mondo esterno, sospesi su un abisso senza possibilità di scampo. E qual è l'accusa? Ryan non ammette divergenze di opinioni nella sua preziosa Rapture. Spero che questo posto gli crolli sul groppone. Uccidi i tuoi desideri al Circo Sanvalius! Gli sfigati dicono che sei qui dall'inizio. Che cos'è? Esatto! Siamo dalla stessa parte! E ora? Vuole la rissa. Eleanor, so che riesci a sentirmi. Mi trovo all'interno della navetta di Sinclair. Delta non può raggiungermi qui, ma tu sì. Non è necessario che tu muoia insieme a lui. Torneremo in superficie, io e te, se solo entri e accetti di compiere il tuo dovere. Ricorda, Eleanor, la mamma ti vuole bene. Ah, sì. Mia madre mi sta mettendo alla prova. Un ultimo gioco. Per fortuna ormai sono la più grande esperta al mondo nel violare le sue regole. Ho compiuto la mia scelta, padre. Se necessario, morirò per essa. Ragazzo, mi dispiace. Ti ho bloccato qui. La Lamb mi controlla come una marionetta. Non riesco a fermarmi. Dovrai venire qui a battermi. Vorrei tanto che ci fosse un altro modo, ma preferisco morire da uomo che vivere così. Cielo, ha ragione, padre. Mia madre scommette che morirai qui o che ti abbandonerò prima che le bombe esplodano. Ormai non possiamo salvare Sinclair, ma ci serve la sua chiave. Trova il codice della torre di osservazione oppure un modo per attirarlo fuori. Ti direi il codice che serve per quel tastierino, se solo potessi. È come se la Lamb mi avesse eretto delle pareti in testa. Ma i prigionieri di qui potrebbero aver scoperto il codice. Controlla nelle celle e fai in fretta. È doloroso parlare senza senso. Comincio già a dimenticare le parole. Possiamo ricominciare. Quel mondo ha il mazzo addosso. Figliolo, ho costruito io questo posto. E io ti ho condannato a quegli esperimenti coi plasmidi di Fontaine. E ora sto pagando per ciò che ho fatto. Vorrei aver avuto la possibilità di rimediare. Prendi la navetta, è tutta tua, ma non lasciarmi qui così. Signore. Oggi ho spiato mentre il direttore inseriva il codice per entrare nella torre.
Gli ultimi due numeri erano 7 e 3. Non so gli altri, ma forse si potrebbero tentare delle combinazioni. Chissà quanto ci vorrebbe. Bene, bene, figliolo. Quello è metà codice. Ora trova il resto. Direttore ha ignorato per troppo tempo i miei avvertimenti. Me ne sto occupando personalmente. Ho nascosto un dispositivo per disattivare le torrette e riprogrammare i robot. So anche il codice. 2, 6... Libero arbitrio, Delta. Questo è il dono che ti ha fatto Eleanor. E ogni tua decisione non ha fatto che trasformarla a tua immagine e somiglianza. Sinclair è privo del libero arbitrio e ciò nonostante serve il mondo alla perfezione. Adesso lui è un uomo migliore. Quello è il codice completo. Ce l'hai fatta. Adesso vieni qui e abbattimi. Ehi, Murphy, sono Dodge. Un uccellino mi ha detto che hai scoperto il codice del direttore. Invia un messaggio alla mia cella nel blocco A. Dimmi dove hai nascosto il codice e potrai considerare saldato il tuo debito. Sinclair si sta spostando. Seguilo! La chiave ci serve! Addio, ragazzo. Grazie. Sinclair è morto, padre. Mi spiace. Non so se eravate amici. Quando sei pronto, prendi la chiave. Padre, temo che annullare l'isolamento comporti il rilascio di tutti i prigionieri. Quindi, preparati prima di usare la chiave sull'interruttore di bypass. L'attenzione della Lamb sembra essersi spostata dai miei prigionieri a sua figlia. Immagino che li ritenga irredimibili. Vogliono un'altra dose di Adam e devo faticare non poco per ottenerne altra dalla buona dottoressa. Per fortuna il trattamento li ha indeboliti, altrimenti avrebbero assalito la torre e usato le mie budella come corde. Bloccaggio manuale. Fine del coprifuoco. Temporaneo blocco ufficio sicurezza. Sinclair è morto da eroe della famiglia di Rapture, Delta.
per te era un amico o uno strumento? Riesci a cogliere la differenza? E Eleanor, tu hai scelto il soggetto Delta anteponendolo a tua madre, al tuo popolo e al dovere che ti accompagna dalla nascita. E sia, tu credi che questo veicolo porterà Delta in salvo, come fosse un bambino viziato con un giocattolo nuovo. Allora non ho scelta, devo sottrarglielo. Coprifuoco terminato. Tutte le celle e le paratie sono state aperte. Oh no! Mia madre ha spostato la sua attenzione sulla navetta. Dobbiamo tornare subito lì. Ogni momento che passa, Eleanor si allontana da me, Delta. Molto presto, questa sua ossessione per il padre sarà la sua fine. Mi hai lasciata senza desideri. Prima che tu muoia, ti priverò di tutto ciò che ti è caro. Sinclair sarà solo un altro cadavere sulla tua coscienza. Temevo che sarebbe successo. Ha fatto saltare in aria i compressori della zavorra, padre. Saremo troppo pesanti per risalire, a meno che... Vediamo. Penso di poter far evaporare l'acqua e far risalire la navetta. Però non posso generare tutto quel calore da sola. È giunta l'ora di reclutare il resto delle sorelline di mia madre. Le porteremo con noi. Recati alle corsie pediatriche. Non le permetterò di dividerci di nuovo, padre. Tieni duro!
Questo non è un sermone. Non vi darò l'illuminazione. Ogni cosa che dirò la conoscete già. I seguaci di mia madre stanno cominciando a far esplodere le cariche. Non c'è tempo! Pensavo fossero tutti a casa. Mio padre era un medico. Egli mi allevò non affinché lo imitassi, ma affinché modellassi il mondo nel modo in cui dovrebbe essere. Avrei dovuto insegnare una semplice formula morale. Ogni scelta ha una ricaduta sul mondo. Ciascuna vita o morte va rivolta o dedicata a un bene più grande. Mio padre lo chiamava l'imperativo della scelta e ne parlava ridendo, senza sorridere. Siamo quasi dentro la corsia pediatrica. Immagino che dovremo aprirci un varco col fuoco. Salve, madre. Come hai sempre ripetuto, non dovrei poter vagare per la città nel mio stato. Ma se non vado fuori, è più difficile conoscere il mondo. Quindi imparo da casa. Questo, credo, è un servizio da te in porcellana stile Luigi XV, vero? Che suono affascinante. E questa è una finestra dai vetri colorati creata a mano dal tuo grigio adorante. Si sono impegnati parecchio per raggiungere una certa somiglianza, non trovi? Sinclair, devo ricordarti che ora la Lembe è un problema tuo? Lei non è più una cittadina di Rapture. Quello era il patto. Eri stato tu a volerne i servigi e ora ce li hai. Ryan Industries è una tua cliente. E una delle cose che vi chiediamo sono nuove cavie. I protettori hanno una vita breve. Lembe sarebbe il messia, giusto? Bene. Diciamo che si sta sacrificando per salvare tutti gli altri.
La situazione per la piccola comunità della Lamb non è così rosea, nonostante l'influenza che ha sugli internati. Continua a fornire a Ryan soggetti da trasformare in Big Daddy, in modo che gli altri della sua cricca possano sopravvivere. Credo sia ormai disperata. Meglio dire a Weir di raddoppiare gli inservienti in tutti i raccordi principali. Mi serve un segnale per capire che ti sei sbarazzato di tutti. Premi il pulsante di chiamata su quella finestra e io saprò di poter avanzare. Ci va a credere, tutti dobbiamo sacrificarci. Faremo del male. Sveglierò le bambine, sono più forti di quanto non credano. Con il loro aiuto sarò in grado di portare l'acqua all'ebollizione e portarci tutti via da qui. Tu procedi, padre. Io farò il prima possibile, proprio come mi hai insegnato. Tu non le stai salvando, Delta. Non importa quanto siano pure le tue intenzioni. La superficie non è il paradiso, ma la perdizione. Preferisco vederle affogare. Utopia. Detto a voce alta, evoca il paradiso in terra. Non sei qui per colpa. Eppure questa parola significa tanto luogo desiderabile quanto nessun luogo. Sei un tiranno morale. Irraggiungibile. Lo sai? Persino nel darle il nome ci sembriamo di credere. E tuttavia, noi andremo sempre in cerca di utopia. Volti come siamo a volere sempre di più, a non accontentarci di ciò che abbiamo. Alquanto ironicamente, è il nostro inesauribile bisogno di trovare utopia che ci impedisce di risiedervi. Con la memoria bacata che mi ritrovo, devo registrare un promemoria per non dimenticare il codice.
Gambe marroni, bocche rosse, braccia blu e occhi verdi. E ora devo nascondere il diario. Sorriderò e agisci di conseguenza. Congratulazioni! Hai appena sperimentato l'illusione del libero arbitrio. Ascolta, padre, lo so che forse tu non volevi una figlia, ma l'amore è solo una reazione chimica. Acquista significato solo per scelta. Preferirei morire piuttosto che farmi separare di nuovo da te. Ma la rabbia per il gene. Il plasmide, padre! Indicami dove combatterò per te! Provaci! Tu piaci a mio padre! Un'altra carica! Non possiamo perdere tempo! Se questo edificio crolla, siamo tutti morti! Eleanor, avrebbe dovuto essere un mix di tutto il genio presente a Raptor. La prima utopista vivente al servizio del mondo in totale abnegazione di sé. Costringere un essere del genere a prendere coscienza di sé è come strapparle le ali. Questo è stato il tuo dono, Delta. Proprio quello che sperava. Ne sarai fiero. Oggi Delta era al massimo della forma. Le guardie hanno provato a somministrargli un'altra dose di quella robaccia che gli iniettano di solito, ma lui si è sbarazzato di tutti e quattro in un sol colpo. Gambe e braccia spezzate, sangue ovunque. Pare che uno di loro non si risveglierà.
Vorrei poter avere anch'io la libertà di non farlo. Coraggio, padre! Non mollare adesso! Svegliati! Perché non ti svegli? Non perderò un altro paziente! Immagino di essermi sbagliato a proposito della dottoressa Lamb. Mi ha spiegato come il mio desiderio di controllo mi stesse divorando dall'interno. Sul mio diario abbiamo trovato un sacco di incidenti in cui mettevo i detenuti in condizione di tentare di fregarmi in modo da poterli punire pesantemente. Cazzo! Ma adesso credo di poter fare del bene qua giù. Con la famiglia. Beh, quantomeno abbiamo una possibilità di sopravvivere alle follie di lassù. Forse potremo persino riprenderci la città. Aprirsi. Oh, la bellezza della rivelazione. Oggi una delle bambine è riuscita a scappare dalla nursery e si è gettata oltre la ringhiera dell'ingresso. Non so se stava cercando di uccidersi o semplicemente di scappare. Ad ogni modo le sue gambe sono guarite nel tempo che ho impiegato per raggiungerla. Senza un appropriato intervento, il rapido processo di guarigione ha saldato le ossa in modo innaturale. Abbiamo dovuto spezzarle le gambe una dozzina di volte per riuscire a rimettergliele a posto. Queste bambine sembrano immortali, ma provano dolore. Devo avvisare la Lamb. Servono più sedativi per evitare che questo accada di nuovo. Tu
vostra bocca. Guida la mia mano. La piaga si inserisce di te. Questo non è un sermone. Non vi darò l'illuminazione. Ogni cosa che dirò, la conoscete già. Quando la Lamb mi ha incaricato di trovare un modo per alleviare il dolore, ho pensato subito di bloccare i tracciati neuronali. I risultati preliminari erano promettenti, ma le bambine hanno iniziato a masticarsi la lingua senza accorgersene. Le ho dovute portare via per evitare che causassero stress agli altri soggetti. Siamo vicini a un'altra corsia pediatrica. Sarò sorvegliata, padre. Preparati. Prima mi serve un segnale di via libera. Premi il pulsante di chiamata e io saprò di poter avanzare. Penso che sì, siamo pronti per andare. Posso portare l'acqua dei serbatoi all'ebollizione. Dobbiamo tornare alla piattaforma d'attracco, padre. Presto! Tu hai concesso a Eleanor la libertà di scelta. E ora, come una piaga, lei la sta diffondendo tra gli innocenti. Essere consci della propria condizione è una maledizione, Delta. Tu li stai condannando. Non
Sto entrando nella vasca della zavorra, padre. Quando vuoi che inizi, avvicinati al vetro. Una volta avviato il processo, non potremo più tornare indietro. Saresti capace di strappare la mia unica figlia alla sua casa e alla sua famiglia e di darla in pasto a un mondo senza speranza. Anche se l'utopia muore con lei, preferirei far morire tutti. Addio, Eleanor. Mamma ti aspetterà per sempre. Stanno arrivando, padre. Respingili finché non porto l'acqua in ebollizione. Dov'è il mio segno? Non di nuovo! Ma no, è la luce delle macchie! Quasi in ebollizione! Ora posso aiutarti a combattere. Usa il plasmide. L'acqua di zavorra è evaporata. Rilascia il meccanismo d'attracco. L'ascensore che porta alla navetta è allagato. Dobbiamo equalizzare la pressione qui o la porta non si aprirà. Distruggi quei tubi di vetro per far allagare la stanza. Ce l'abbiamo fatta, padre! Stiamo per partire! Raggiungi l'ascensore!
madre! Stiamo cadendo! Corri! E poi, padre, il sogno di Rapture era finito. Tu mi hai insegnato che il male è solo una parola. In fondo, è semplice dolore e contorsione muscolare. Ti sei sacrificato, hai resistito. E quando ne hai avuto occasione, hai perdonato. Sempre. Mia madre credeva che non fosse possibile redimere questo mondo. Ma si sbagliava, padre. Noi siamo l'utopia. Tu e io. E col perdono abbiamo dato una possibilità anche a lei. Il sogno di Rapture è finito, ma svegliandomi sono rinata. Questo mondo non è pronto per me, eppure eccomi qua. Sarebbe facile sbagliare nel giudicarli. Tu sei la mia coscienza, padre. Ho bisogno che tu mi guidi. Tu resterai sempre con me, padre. I tuoi ricordi, i tuoi impulsi. Quando avrò bisogno di te, tu ci sarai, sussurrandomi consigli all'orecchio. Se l'utopia non è un luogo, ma sono le persone, allora dobbiamo scegliere attentamente, perché il mondo sta per cambiare. E in questa storia, Rapture è stato solo l'inizio.